Finalmente ti siedi e ti rilassi per vedere il film tanto atteso. E quello seduto accanto a te cosa fa? Spoilerà il finale. Eppure l'evangelista Marco lo fa in questa domenica. Inizio del Vangelo di Gesù. Che significa un inizio così? Inizio di Vangelo, cioè inizio di una bella e gioiosa notizia. In fondo ciò che fa cominciare, ricominciare a vivere sono sempre le belle notizie. Hai ricevuto qualche bella notizia in questo periodo o mai una gioia? E se fossi proprio tu una bella notizia? Sì, perché una bella notizia non è un oggetto, non è qualcosa, ma è qualcuno, è una persona, Gesù. E oggi di Vangeli ce ne sono tanti, magari piccoli, ma ti assicuro tanti attorno a noi. Pensa a quanti si stanno mettendo a servizio in questi tempi per la povertà. Questa è una bella notizia, che profuma di speranza. C'è chi riesce a perdonare un torto subito, una ferita profonda, e questa non è una bella notizia? Allora pensaci! Come puoi essere una bella e gioiosa notizia? E perché? L'evangelista Marco ci rivela che è l'inizio del Vangelo e l'inizio è Gesù. Già, e allora per me e per te può essere un nuovo inizio e questa è una splendida opportunità. Quante volte vorremmo ricominciare, riavvolgere il nastro magari di tante cavolate fatte e ripartire senza commetterne ancora. Ma con lui c'è sempre la possibilità di ricominciare. Lui invece, a differenza nostra, rimane fedele, rimane innamorato di te, di me. In questi giorni ho ricevuto un video che è girato parecchio in Instagram o via messaggio. Lo condivido con te, perché se lo dice un prete, ma se lo dice uno come te? Forse ti hanno sempre insegnato che per essere accettato da Dio devi cambiare, che devi per forza smettere di fare qualcosa e allora sì che piacerai a Dio. Dio dice altro, questo lo dicono le persone. Dio dice che sei prezioso ai suoi occhi, punto. Non dice sei prezioso se ti comporti bene, se non fai più questo, se non fai più... Sei prezioso. La decisione di cambiare è facoltativa e viene dopo. Io sono una persona che è cambiata totalmente. E ora, se seguissi il ragionamento delle persone, Dio mi ama più di prima. In realtà Dio mi ama allo stesso identico modo, solo che io prima non lo sentivo. Quando ho iniziato a sentire il suo amore, io ho deciso di cambiare. Quando cambi non fai un favore a Dio, lo fai a te, perché lui ti dice, in quanto papà, cosa ti fa bene e cosa ti fa male. Ma te lo dice come consiglio, non come giudizio. Ma io ti assicuro, quando hai un'esperienza di intimità, è la tua volontà che vuole cambiare. Non per paura, non per vergogna, non per senso del dovere. Cambi perché tu ami Dio. E quando inizi questa relazione d'amore, in cui inizialmente ti ritrovi nel fango, Dio ti prende, ti pulisce lui, preferisce sporcarsi lui per pulirti tutto. Ma pulirti significa semplicemente ristorarti, non significa cambiare. Quando pulisci qualcosa, quella cosa rimane uguale, è solamente più pulita, è solamente ristorata. E poi qua hai due strade, o ringrazi o te ne freghi. In entrambi i casi Dio ti ama allo stesso modo, né di più né di meno. Giovanni Battista grida nel deserto proprio questo. Prima di tutto c'è un incontro che cambia la tua vita, non il cambiamento della vita che ti fa fare un incontro. E il Natale è l'incontro che non ti aspetti, che ti disarma, è l'incontro con un neonato. Sì, quel Gesù di Nazareth, falegname, tanto cammino, tante parole, predicazione ovunque, giudicato pazzo, poi dai dottori della legge anche un indemoniato. Insomma, per molti era uno scandalo. Proprio lui. Cosa ci sarà di buono in lui, si chiedevano. Da Nazareth cosa può venire di buono? A volte ce lo chiediamo anche noi di qualcuno, o no? Cosa ci sarà di buono? E in te cosa vedi di buono? Ecco, proprio lì chiede di nascere, di incontrarti, di salvarti. Salvarmi da cosa? Da ciò che da solo non riesco e che magari molte volte ho provato a fare. Giovanni dal deserto grida, sveglia! Smettila di stare steso a lamentarti. Di credere, di preparare il Natale con le lucette. Le luci, Babbo Natale, i sassi. Regalini, occhietti a cuore. E diamoci da fare. Ci sono da spianare colli di indifferenza, di arroganza, di pregiudizi. Colmare voragini di insicurezze, paure, paranoie. Ma tutto questo lo puoi fare se prima sei disposto a questo incontro. Se abbassi un po' le difese, se ti lasci amare. Grida Giovanni nel deserto e ti assicuro che non aveva nulla di attraente, ma aveva qualcosa da dire. E noi abbiamo bisogno di qualcuno che parli dritto al nostro cuore, che non ci prenda in giro, che ci scuota dentro, che ci incoraggi.
che ci converta, che ci metta in crisi. E vedrai che poi alla fine grideremo anche noi. Perché un incontro così e una bella notizia così non possiamo trattenerla. Ultima cosa che voglio condividere con te è un saluto e un incoraggiamento che un amico ha voluto mandare per tutti voi. Magari lo conosci. Continuiamo a camminare insieme in questo avvento per essere belle notizie. Questo video per mandare un saluto a Don Matteo, e ai suoi ragazzi, alle sue ragazze, agli animatori e animatrici. Chiaramente il momento è un po' difficile per tutti, però sicuramente ne verremo fuori la grande, e anche grazie a voi. Un abbraccio, ciao!